cosa ci dici dell'evoluzione del personaggio di Patrizia, che è partita dall'essere ovviamente una ragazza timida, spaurita? Ma spaurita non direi, secondo me quella, anzi, è la caratteristica principale di Patrizia, quella di non essere impaurita di nulla, ma di affrontare assolutamente sempre tutto, quindi sicuramente partendo da quello riesce nella terza serie ad affrontare gli angoli bui del proprio animo e di usarli per crescere, sicuramente nel modo più brutale e cruento possibile, ma quell'è. Nella stagione precedente Patrizia si è fatta, come dire, prima respingeva e poi alla fine si è fatta affascinare da Don Pietro in questo sorta di amore un po' malato, diciamo così. Invece che cosa succederà dopo la morte di Don Pietro, per quello che si può dire? Permettimi di dire che forse è meno malato di quello che sembra, è un po' come la favola della Bella e la Bestia. Alla fine si innamora di quell'aspetto di sé, se lo vede riflesso. E poi che mi chiedevi? Quindi che cosa accadrà adesso che è morto Don Pietro, Patrizia? Lo dovrete vedere nella terza. Grazie. Vabbè, grazie.